E ci ha raggiunto in studio il dottor Tino Zampogna, chirurgo, che ringrazio naturalmente per essere nei nostri studi, il dottor Tino Zampogna che ha inventato uno strumento nuovo per evitare una problematica che spesso accade durante un'operazione chirurgica. Dottore, ci illustri meglio e nel dettaglio in cosa consiste. Grazie intanto dell'invito. Come diceva, io faccio il chirurgo e da tempo, insomma, mi occupavo prima, tra le altre cose, anche dell'Associazione Italiana Stomizzati, quindi mi occupavo proprio di come trattare e curare le stomie. Facendo il chirurgo mi è capitato di dover operare un giovane ragazzo con handicap che aveva ingerito e mangiato una pallina. Questa si era fermata all'interno dell'intestino, ho dovuto operarlo perché non si era occluso. E da lì mi è venuta l'idea di cercare un modo, sfruttando un po' questo che era stato un inconveniente tecnico, o meglio un inconveniente per il paziente, cercare di capire come si potesse ovviare invece a un problema spinoso che capita frequentemente a chi si occupa di problemi di tumori del colon, di tumori del retto. Il problema di questo tipo di interventi è che una volta tolto il pezzo da resecare bisogna poi ricongiungerlo, fare un'anastomosi, come si dice. E il problema più grosso è che questa anastomosi qualche volta, soprattutto nei tumori del retto bassi, dove l'anastomosi è un po' più complicata, corre il rischio di avere delle deiscenze, cioè che perda del materiale fecale. Per ovviare a questa cosa, soprattutto nei tumori del retto basso, si ricorre al confezionamento di una stomia, che è una derivazione delle feci all'esterno. Questo comporta un intervento chirurgico ulteriore per poi chiudere la stomia, oltre perché per il paziente comporta l'idea di avere una cosa che completamente distorce quella che era l'immagine del proprio corpo, perché le feci vengono derivate all'esterno sull'addome. Oltre ai costi che questo tipo di intervento comporta, anche la gestione di una stomia comporta costi importanti. E da lì, grazie anche all'idea di cui ti parlavo prima, dell'occlusione intestinale, mi è venuta in mente questa idea di un strumento, una sorta di preservativo intestinale che si può mettere durante l'intervento chirurgico all'interno del viscere, si supera l'anastomosi, si gonfia uno strumento che poi vi farò vedere, che fa sì che tutto il materiale fecale non passi più a contatto con la parete, ma passi attraverso questa guaina, questo preservativo che arriva fino all'esterno. Questo si lascia in sede fino a 4, 5, 7, 10 giorni, quanto si vuole, si controlla prima di toglierlo la qualità dell'anastomosi, se questa non ha perdite si sgonfia, si toglie il dispositivo e il paziente è a posto e non ha avuto la stomia, si possono evitare di mettere i drenaggi, perché i drenaggi spesso e volentieri si mettono come spia di un'eventuale perdita. Il paziente può andare a casa il giorno, due giorni, cioè quando clinicamente se la sente o è in grado di andarci, può mangiare in prima giornata perché tanto il transito non comporta nulla sull'anastomosi, non ci sono soldi, non bisogna rioperarlo, non ci sono soldi per dover comprare i sacchetti e queste robe qui. Quindi il risparmio sarebbe, se questa cosa può funzionare, e a mio avviso funziona, risparmio notevole per il risparmio economico, risparmio per il paziente e risparmio anche di stress per il chirurgo che spesso, o meglio qualche volta, cerca di non fare questa stomia perché sappiamo cosa comporta, ma dal punto di vista dello stress emotivo, per chi sa di avere un'anastomosi che potrebbe perdere, è uno stress importante. Quindi questi sono un po' i vantaggi che c'è. Abbiamo anche visto delle grafiche di supporto per raccontare meglio quello che intendeva il dottor Zampogna, che ci ha portato per l'appunto l'invenzione, quindi le chiederei anche di dimostrarci come funziona. Si tratta, come vedete, di un presidio che è costituito da un anello che si gonfia con un tubo di gomma che arriva fino all'esterno dove c'è una valvola. Questo presidio si continua con un preservativo di plastico, di materiale comunque biocompatibile, che arriva fino all'esterno, si posiziona attraverso un l'anoscopio all'interno del canale anale, si porta in alto fin dove si crede opportuna l'altezza sopra l'anastomosi, si gonfia, si ancora al viscere, sul viscere o in diretta o in open o in laparoscopia si può dare un punto di sutura per tenerlo
fisso in modo che non si sposti, si gonfia e si lascia lì. Quando si vuole si può rimuovere, si sgonfia dalla valvola, si sgonfia il palloncino, l'anello, e si sfila tranquillamente verso l'esterno. Dottore, questa invenzione ha dei possibili usi ulteriori rispetto a quelli che ci citava prima? Sì, certo. Sicuramente quella per la protezione delle stomie, per evitare la stomia di protezione per i tumori, è la più importante, la più forte anche emotivamente parlando. Però questa cosa potrebbe essere utile anche per altre patologie, tipo le patologie proctologiche importanti, dove a volte non si fa la stomia, però si impiega molto più tempo a guarire, e invece se non ci fossero le feci a contatto con i tessuti che devono guarire, questo potrebbe avvenire facilmente. E se devo fare la stomia pesa e quindi magari non la faccio. Se invece si tratta di mettere un presidio di questo genere, si mette e si risparmia tempo e il paziente guarisce prima e guarisce meglio. Lo stesso vale per delle patologie anche infiammatorie importanti all'equalizzazione rettale. Se io riesco a evitare che le feci passino a contatto con la mucosa malata senza dover ricorrere a interventi chirurgici, e questo è sicuramente un vantaggio. Senza contare che poi quei presidi lì basta mettere due, a questo punto proteggo tutte le anastomosi, non solo quelle del retto basso, perché l'anello basta portarlo in alto fin dove decido io e tutto il resto farlo passare all'interno, per cui anche banalmente le anastomosi del trasverso piuttosto che del colon sinistro si possono anche fare e proteggere con questo tipo di presidio. Dottore, prima di salutarla, ha qualche destinatario particolare per questa nostra chiacchierata? Sì, grazie, ma il destinatario è qualcuno che sviluppi questa idea. Io credo che sia molto importante e che cambierebbe la vita di molte persone. Per cui adesso la parte inventiva io ce l'ho messa, lo sforzo per arrivare a cercare di raggiungere qualcuno che ha voglia di prendere in mano questa iniziativa e portarla a compimento. Credo che poi i pazienti che gli sarebbero grati sono tanti. Dottor Zampogna, grazie mille allora per essere stato con noi e in bocca al lupo naturalmente. Grazie a voi e speriamo di rivederci con altre idee.